Siamo a Fermo, presso la Camera di Commercio, in occasione della consegna degli attestati Marchio di Qualità, Ospitalità Italiana, alle migliori imprese del territorio fermano. Si tratta dell'ultima tappa di un progetto realizzato dalla Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con ISNART, Union Camere Marche, Regione Marche e Provincia di Fermo. Il fatto che ci sia un gran numero di operatori a cui oggi consegniamo questo certificato è segno di una importante crescita. Io voglio sottolineare, e lo dico con un sorriso pieno, voglio sottolineare che nell'arco di 2 o 3 anni, cioè da quando la Camera di Commercio ha cominciato a sollecitare gli operatori turistici, oggi siamo partiti che ce n'erano una decina, oggi siamo a quasi 60 su 70 richieste, voglio dire, significa che la quasi totalità di loro hanno adeguato i propri esercizi a quelle che sono le rispondenze e le caratteristiche che l'ISNART richiede. Il marchio di qualità che realizzato dalla Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con la Regione Marche e con l'ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, un'agenzia delle Camere di Commercio, ha come obiettivo il riconoscimento alle imprese che ne hanno diritto e che quindi in base a un disciplinare che è stato disposto dall'ISNART riescono a superare un certo punteggio, appunto di esporre questo marchio e di far parte di un contesto di promozione, di commercializzazione dello stesso, e che dà evidenza alle imprese attraverso il portale internet messo in piedi dall'ISNART, attraverso riviste di settore specializzate e diffuse a livello nazionale e internazionale. Ma l'obiettivo maggiore non è riconoscere l'ennesima targa, che pensate che questa targa oggi troviamo in circa 6.000 strutture in Italia e, cosa molto importante, 1.500 ristoranti italiani nel mondo, ambasciatori di quella che è la cucina, la tradizione, la storia, l'ospitalità del paese Italia. Ma cosa molto importante è dare visibilità a queste strutture, convincendoli in quello che è non soltanto più un premio, ma quello che è un punto di riferimento, una scelta da parte di quella che è il turista internazionale e anche italiano. Il ruolo, secondo me, delle istituzioni è quello di seguire, di essere vicini ad un'imprenditoria che deve essere assolutamente agevolata, soprattutto se ha questa prospettiva di crescita del territorio stesso. La qualità che la inseriamo anche nell'ambito della tipicità e nella ricerca delle tradizioni, che fa parte tutto della nostra cultura culinaria, nelle nostre eccellenze culinarie che abbiamo nelle Marche praticamente. E sono soddisfattissimo. Sono non soddisfatto di più, perché quando si lavora bene, si lavora con passione, con la dedizione che è necessaria per ottenere questi risultati e poi averli è una bella soddisfazione. Io credo che con questi progetti, che hanno la funzione soprattutto di migliorare l'accoglienza, noi riusciremo sicuramente a mantenere per il momento le posizioni, perché pensare di progredire oggi è difficile, però sicuramente sarà lo stimolo poi per il futuro, per guadagnare posizioni, per guadagnare ospiti. Quindi offrire una buona ospitalità, una buona accoglienza, buon cibo, bel mare, bei paesaggi, ma insieme a questo anche un po' di cultura, oltre che un po' dei prodotti eccellenti al territorio, siano esse scarpe o gioielli. Le imprese che hanno vicine le istituzioni, le associazioni di categoria, che sono molto importanti perché riuniscono tanti imprenditori, riusciranno a fare dell'ottimo lavoro se continueranno anche in una piccola provincia come Fermo a lavorare in sinergia in questo modo per promuovere tutte le attività e l'intero territorio. Presidente, mai come in questo momento l'eccellenza marchigiana del distretto calzaturiero è al centro dell'attenzione mediatica globale, non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Mi pare che sia un'occasione imperdibile.
Beh sì, stiamo lavorando sull'internazionalizzazione in maniera significativa e importante. È finita da poco la Chic Pechino, dove hanno partecipato diverse aziende di questo territorio. Stiamo ragionando sulla possibilità di un incoming con la regione dello Shandong, iniziativa presa già l'anno scorso con il governatore Spacca, anzi soprattutto come rappresentante delle regioni italiane. Avremo la presenza qui nelle Marche del governatore non appena avranno sistemato le nomine in Cina, e questa è in qualche modo una sintesi di un'azione che gli imprenditori del nostro territorio, delle Marche, hanno già messo in atto in Cina, perché ci sono tanti operatori di questa terra che sono presenti nel mercato cinese. Se grazie anche all'ANCI, dove c'è una presidenza, giova ricordarlo, di Credo Sacripanti di questo territorio, che trasferisce a Shanghai quello che è il know-how del MIGAM Milano e organizza per tutti questi imprenditori una manifestazione fieristica dove noi facciamo molto affidamento e dove sicuramente l'immagine complessiva dei calzaturieri del territorio fermano-maceratese e delle Marche in particolare avrà un ruolo primario, sarà in qualche modo l'artefice principale a Shanghai per tutta la durata della manifestazione.